erano stati strappati dalle loro terre. Tutto ciò che si erano lasciati alle spalle era uno scenario di totale povertà. È davvero difficile fotografare un uomo orgoglioso di fronte a uno scenario simile, perché non ci mostra di cosa possa essere orgoglioso. Dovetti usare la mia macchina fotografica per documentare cose più importanti delle condizioni di miseria in cui versavano queste persone. Dovevo immortalare il loro orgoglio, la loro forza, il loro spirito. Buongiorno a tutti da Marco Bisogni e benvenuti sul canale. Oggi parliamo di fotografia sociale in America, in particolare dell'esperienza della Farm Security Administration. Ma vediamo di contestualizzare la situazione di cui andremo a parlare. Gli anni 20 in America per l'economia rurale furono disastrosi perché la meccanizzazione della produzione aveva da una parte tolto lavoro a molti braccianti, a molti agricoltori e aveva danneggiato allo stesso tempo anche i piccoli proprietari terrieri, perché la maggior produzione di prodotti agricoli ne aveva abbassato il prezzo e quindi aveva peggiorato anche la loro situazione, quindi c'era una crisi diffusa nel settore agricolo. Poi, alla fine degli anni 20, abbiamo la crisi del 29 e la Grande Depressione, che metterà in ginocchio l'economia americana in generale, non solo il settore agricolo che era già provato. Nel 1933 il presidente americano sarà Roosevelt e a capo del Dipartimento dell'Economia l'economista Tugwell. L'amministrazione Roosevelt si trovò in una situazione molto complessa perché l'economia era in piena crisi, tutta l'economia, ma la popolazione agricola, che contava 33 milioni di persone, un quarto circa della popolazione dell'intera nazione, si trovava in una situazione completamente devastata. Come fare quindi, da una parte, a sensibilizzare l'opinione pubblica per cercare di far mandare aiuti, ma dall'altra anche giustificare certe manovre nei confronti del settore agricolo quando tutti i settori dell'economia ne avevano bisogno. Tugwell chiamò un suo ex allievo, il sociologo Stryker, che pensò di usare il medium della fotografia per sensibilizzare l'opinione pubblica. Quindi mise insieme un'equipe di fotografi che dal 35 al 43 circa lavorerà a questo progetto della Farm Security Administration. Siamo di fronte a una delle più imponenti campagne di fotografia sociale finanziata da un'amministrazione pubblica. Parliamo che in quegli 8 anni vennero raccolte circa 200.000 fotografie, e fotografie che sono di alta qualità perché Stryker non era solo un sociologo, ma era anche un attento art director che si occupava di imporre un standard qualitativo molto alto. Infatti si trovano in archivio alcune di queste fotografie che hanno un foro sopra il negativo, proprio perché erano quelle scartate. Nei primi anni Stryker distruggeva, proprio rovinava irrimediabilmente questi negativi che non reputava all'altezza. Parliamo di tutte fotografie scattate con macchine di medio e grande formato per lo più, in cui la qualità era appunto veramente importante. I primi fotografi chiamati a partecipare a questo progetto furono Arthur Rothstein, Carr Maidens, Ben Shaw, Walker Evans e Dorothea Lange. La Lange in particolare è una delle fotografe che io ho più apprezzato in questo progetto, ma anche in tutta la sua carriera, e ne parlerò magari mostrando un po' più immagini rispetto a quelle degli altri nel video. Una risorsa veramente importante che pochi conoscono se non addetti ai lavori è che tutte le fotografie scattate per il Dipartimento di Washington durante questa campagna sono gratuitamente visionabili, scaricabili e disponibili sul sito della Biblioteca del Congresso. Vi metto il link del sito in descrizione e vi metto anche un articolo che ho scritto sul blog perché spiega un po' più nel dettaglio il discorso del copyright di queste foto. Nella pagina di ricerca della Biblioteca del Congresso, se digitate, ma poi è spiegato tutto nella pagina, anche se in inglese, se digitate il termine di ricerca
All Punch troverete anche tutte le fotografie forate per scartate, insomma, durante questo progetto. Ma qual era il compito di questi fotografi? Questi fotografi dovevano catturare sì la situazione di povertà, ma anche l'orgoglio e la voglia di fare, di lavorare delle persone fotografate che si trovavano in difficoltà, facendo leva sull'americanismo più tradizionale, quello dei fondatori, perché lo zoccolo duro dell'America è comunque rurale, se andiamo a vedere la storia americana, proprio della fondazione. E tramite queste immagini il Dipartimento dell'Agricoltura voleva appunto concentrare le richieste dei fondi e giustificarle anche da destinare a questo settore. Ora, una piccola pausa. Che effetti ha avuto questa campagna? La campagna ha dato degli effetti, ma non ha riscosso gli effetti desiderati. Non solo. A seconda dei commentatori e dei critici, la campagna è stata quasi additata come un modo per giustificare, per spostare l'attenzione di una gestione economica non proprio corretta, spostandola sulle cause naturali, quindi il fatto che molti agricoltori avessero perso la terra, il lavoro a causa delle tempeste di sabbia e di altre calamità naturali. Quindi alcuni commentatori appunto sottolineano questo, il fatto di spostare l'attenzione dalla gestione economica americana piuttosto che su cause naturali in cui in un certo senso non si poteva fare nulla. E, al di là però delle giustificazioni, dei commenti che vengono dati, quello che ci è stato lasciato è un corpus enorme di immagini di un valore veramente alto. Appunto vi consiglio di andare a vedere nella biblioteca del congresso, link messo in descrizione, andare a vedere un po' di immagini. Nel campo di ricerca cercate un autore o cercate un tema e potete vedere i negativi originali e scaricarli anche in TIFF in alta qualità. Tornando alle immagini prodotte, una su tutte che voglio citare immediatamente è Migrant Mother di Dorothea Lange. Questa immagine è forse una delle immagini più conosciute al mondo dopo la ragazza afghana di McCurry, anche se non si sa spesso qual è la fotografa che ha scattato questa immagine, e questa immagine anche al tempo, quando venne pubblicata, mosse talmente tanto le coscienze che portò forti donazioni a favore della popolazione rurale. La Lange in particolare aveva una sensibilità enorme per le persone che fotografava, la qualità delle sue immagini è veramente alta, a me piace proprio come fotografa e non solo, appunto, come dicevo prima, per il lavoro all'interno della Farm Security Administration, ma durante tutta la sua carriera, che si è dedicata, eccetto i primissimi lavori, quasi sempre a fotografie di impegno sociale. Altre immagini importanti sono quelle di Walker Evans, che si concentrava meno sulle persone e più sui simboli. In ogni caso, si potrebbe parlare della Farm Security Administration veramente per molto molto tempo, è un argomento complesso, è un argomento che va a toccare moltissimi aspetti, non solo ovviamente da un punto di vista fotografico, ma sociale, politico e culturale. Però quello che volevo indicarvi è questa risorsa gratuita, questa importantissima risorsa poco conosciuta, che è l'archivio della Biblioteca del Congresso. Le immagini non sono solo importanti da un punto di vista di storia e di cultura, ma anche da un punto di vista di linguaggio fotografico. Il linguaggio usato da questi autori e la qualità di alcune di queste foto è veramente di alto livello. Quindi è veramente uno strumento didattico tuttora valido, anche per capire come comunicare, quali mezzi usare, quali figure retoriche, se vogliamo, visive, utilizzare, per esempio il far vedere in primo piano una terra spaccata per dare l'idea della siccità, oppure un paesaggio completamente privo di elementi umani, con solo un edificio e un campo vuoto, anch'esso per dare l'idea dei cacciati dalla terra in seguito alla meccanizzazione. Ok, mi sembra che il video stia diventando molto lungo, quindi per ora finisco qui. Spero che vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like, se non siete ancora iscritti al canale e volete continuare a seguirmi, iscrivetevi e attivate la campanella. E ci vediamo al prossimo video, ciao!